Allora, mi scuso del ritardo, ma c'è stato un positivo incontro del Presidente che ha voluto parlare con lo staff per darci un'ulteriore spinta per questo finale di stagione, quindi se sono arrivato con 8 minuti di ritardo, ve ne chiedo scusa, non è mia abitudine arrivare tardi. Ci sono domande? Primo che rompe il ghiaccio, vai. Allora, c'è un po' di clima anche nel qualche dichiarazione come di una squadra che insomma stia per affrontare l'apocalisse, no? Io devo dire sinceramente, non, ho sempre cercato in questa, conosco bene questa città, conosco bene la passione che c'è attorno a questa squadra e quindi ho sempre cercato di mantenere toni molto bassi, anche in, rispetto, voglio dire, quindi non, che ci sia un clima da pre-apocalisse lo condivido, che lo sia, che questo clima da pre-apocalisse sia stato in qualche modo stimolato da cose che io ho detto, che altri hanno detto. Voglio dire che le persone componenti della squadra non condivido, nel senso che siamo arrivati, come ho detto già la settimana prima di Ravenna, per fortuna a delle partite importanti e quindi è chiaro che si alza la tensione, no? Nel senso che tutti vogliono far bene. Infatti la cosa sulla quale abbiamo lavorato di più questa settimana paradossalmente è stata nel far dimenticare a un gruppo di brave persone la delusione che hanno provato loro per primi ad aver giocato una partita piena di alti e bassi a Ravenna. Insomma, nel senso, con altre squadre avrei passato la settimana alzando il livello di aggressività negli allenamenti. Con questi ragazzi qua mi è impossibile, perché sono un gruppo veramente, paradossalmente addirittura di troppo brave persone. Quindi abbiamo speso la settimana a cercare di tirarli su di morale, perché come vi ho sempre detto, io questi toni ultimativi nello sport io non li condivido molto. Resta il fatto che siamo tutti consapevoli che domani è una partita importante. In questa stagione abbiamo sempre vinto in casa, abbiamo perso solo una volta i 2 punti con un tiro all'ultimo secondo, che se viene rifatto 20 volte non viene segnato mai. E la cosa interessante per me, che mi occupo di pallacanestro, è che questa Treviglio è la squadra che ha avuto la più clamorosa metamorfosi tecnica di tutte le squadre del campionato di Serie A2. Ed è una cosa strana da vedere nell'arco di una stagione, ma questo ragazzo, questo Vertemati che li allena, ha avuto un intuito. E vi racconto in cosa consiste questa metamorfosi. Quando siamo andati là nella partita d'andata, Federico Politi e Roberto Lopez, che si occupano della parte dello scouting, mi presentarono un corposissimo playbook sul quale noi lavorammo con poco successo, ma di schemi, di rimesse. A un certo punto Vertemati ha sostanzialmente scelto di non fare più niente, o meglio dire, ha scelto di fare una cosa sola molto bene, cioè di giocare cercare di arrivare al tiro entro i primi 7 secondi con un sistema di vantaggi acquisiti tramite una velocizzazione del contropiede primario e un ingresso direttamente in una situazione di sequenza di pick and roll che dessero ai suoi tiratori dei vantaggi, e la squadra improvvisamente si è aperta vincendo 11 delle ultime 15 partite, mentre noi abbiamo vinte 8 delle ultime 15, alzando a dismisura il numero dei possessi e andando per esempio a giocare a Roseto a chi ne segna di più, non a chi ne segna di meno. E devo dire che questa intuizione di questo giovane valido collega è stata vincente fino ad oggi, nel senso che dopo un inizio stentato Treviglio ha ingranato una marcia importante, tanto da essere, come noi, come Verona, come Trieste e come Ravenna, in lotta per i posti che vanno dal sesto all'ottavo, insomma, no? La giornata di domani è una giornata dove, se le cose vanno come è ipotizzabile debbano andare, è probabile che ci si ritrovi di nuovo tutti vicino a 4 giornate alla fine, che sostanzialmente, e mi ricollego alla domanda di Massimo,
è quello che a me va bene, nel senso, diciamo, entrare nello sprint finale. Se voi vi ricordate, in tempi non sospetti io vi dissi che questa squadra avrebbe lottato fino all'ultimo per entrare nei playoff, perché al contrario di altre squadre fatte per rendere subito e destinate a essere sciolte un giorno dopo la fine della stagione, noi abbiamo lavorato con obiettivi differenti, non dico né migliori né peggiori, ma semplicemente differenti, cioè quelli di costruire un nucleo di giocatori attorno ai quali la società possa vivere per i prossimi anni. E siamo dove dovevamo essere, dove volevamo essere, e quindi mi sembra che questo clima di mezza apocalissi che ogni tanto, che però ribadisco io conosco molto bene, perché con orgoglio dico che è la terza volta che lavoro qui a Bologna, quindi vi conosco e conosco lo spirito della città, io credo che alla fine dei conti siamo dove volevamo essere, dobbiamo vincere una partita altrettanto importante di quelle che abbiamo vinto prima, insomma, con Treviso, con Roseto, con Imola, con Brescia, quindi siamo, abbiamo fatto una settimana di allenamenti, vi dico, un po' complicata, non tanto dal punto di vista fisico, perché questi sono un gruppo di giocatori instancabili, però un po' frenata da questa loro consapevolezza di aver mancato l'appuntamento. E questo, il nostro sforzo è stato in qualche maniera più di incoraggiare che di punire, perché non aveva senso aggravare la sofferenza, insomma. Sì. Io ti chiedo cosa pensi di questa dichiarazione, immagino magari c'è stato un colloquio, un incontro prima della conferenza, immagino forse avrete parlato anche di questo, non so se vuoi... No, io le dichiarazioni dei presidenti non le commento mai. Siccome si è allenato con questa mattina? Sì, ci mancherebbe altro. Gioca? No. Però credo che la sua presenza, riflettevamo, diciamo, sul nostro andamento in trasferta, no? Perché in casa abbiamo lo stesso record di Treviso, quindi vuol dire che in casa oggi siamo la miglior squadra del campionato. È chiaro che non possiamo nasconderci che il nostro rendimento in trasferta sia pur migliorato, nel senso che, se vi ricordate, inizio stagione perdemmo a Treviglio in maniera inguardabile, giocammo una partita orribile a Trieste, giocammo in maniera orrenda a Matera. Un passo avanti c'è stato, nel senso che da quel momento in poi noi abbiamo, in trasferta abbiamo sempre combattuto e rispettato la maglia che portiamo, la società che ci ospita e il pubblico che ci segue. Nessuno credo possa lamentarsi di come ci siamo comportati a Treviso piuttosto che a Roseto, cioè non abbiamo issato la bandiera bianca della resa dopo 5 minuti. Dopodiché è altrettanto chiaro che, siccome non siamo sciocchi, alcune valutazioni sul nostro rendimento in trasferta le abbiamo fatte, e una squadra che muta la sua pelle in maniera così profonda e radicale in termini di atteggiamento e di rendimento tra casa e trasferta non è, è inevitabile che denunci una certa mancanza di cattiveria agonistica, di personalità lontano da casa, no? Un problema è che cattiveria agonistica, vi ricordate, ci fu quel calciatore che disse al presidente: comprami l'amalgama, no? Allora, diciamo, solidità nervosa nei momenti importanti e fiducia nei propri mezzi non sono cose che si comprano o che si allenano, sono cose che si maturano. E in questo contesto non è un caso che le due partite vinte in trasferta, in situazioni non semplici, perché sia Verona che Legnano vivevano quella partita in un momento particolare della loro storia, del loro cammino, siano avvenute con Valerio in campo. Questo è statisticamente incontestabile. Così come è statisticamente incontestabile che nella sconfitta maturata negli ultimi 3 minuti a Treviso, con un canestro da 3 punti annullato che ci avrebbe portato sul +3, il miglior giocatore in campo sia stato Valerio. Quindi, diciamo, in questo momento la mia speranza è di vincere domani, di uno dopo 3 supplementari con un tiro da metà campo, non me ne frega assolutamente niente,
e poi di poter affrontare l'ultimo mese di stagione con la squadra al completo, cosa che noi nell'arco di, abbiamo giocato credo 25 partite sino a oggi, io credo che il numero di partite che abbiamo affrontato al completo si possa contare sulle dita di una mano. E questo per una neopromossa, che sia pur si chiami Fortitudo o resta una neopromossa, è un problema, è stato un problema per tutta la stagione. Quindi diciamo, qualora riuscissimo a battere domani un'avversaria degna, matura, pronta, ben allenata, che sta vivendo anche grazie al fatto che oggettivamente, voi capite, questa è la seconda valutazione che facevamo, che quando noi arriviamo in trasferta, mentre diciamo quando arriva Treviglio piuttosto che è una partita punto, quando arriviamo noi in trasferta è sempre l'avvenimento dell'anno, no? E quindi in qualche maniera le avversarie moltiplicano le energie, avete visto sold out in tutti i posti dove andiamo, cioè, il nome che portiamo stimola negli avversari un atteggiamento sicuramente più combattivo di una partita di stagione regolare tradizionale. Quindi è chiaro che io mi aspetto, mi auguro di fare quello che sinceramente non ho mai potuto fare quest'anno, se non in rarissimi casi, veramente contabili sulle dita di una mano, cioè di poter affrontare lo sprint finale di 4 partite con la squadra che avevamo pensato all'inizio stagione. Perché io credo che la squadra pensata inizio stagione sia una squadra, non è un caso che tutti gli allenatori, e non lo hanno fatto per scaricare sugli altri come si fa di solito, no? il peso delle responsabilità, non è un caso che tutti ci abbiano indicato come una delle squadre migliori del campionato. Io credo che ne siamo una delle squadre migliori del campionato, a una condizione, siamo tutti, cosa che non è mai stata durante la stagione e cosa che abbiamo pagato moltissimo. Voi togliete a tutte le squadre che stanno competendo un americano per 8 partite consecutive e datecelo a noi e vediamo come la classifica del campionato. Però io continuo a essere molto fiducioso perché vedo la squadra lavorare e perché al contrario di altre persone, di persone che così valutano come giusto, se vi ricordate vi ho sempre detto che i tifosi è giusto che valutino solo l'attualità. Io mi ricordo di cosa discutevamo circa un anno fa quando sono arrivato. Quindi adesso discutere se entreremo o non nei playoff di A2 mi sembra una discussione interessante, positiva, tenendo conto che fino a qualche tempo fa si discuteva dello 0-2 con Alto Sebino, come si chiamava? Costa Volpino. Quindi, adesso si discute di sconfitte in volata a Treviso, io credo che sia meglio discutere di sconfitte in volata a Treviso che dello 0-2 con Costa Volpino. Altra domanda, ragazzi. Sì, scusa. Domani chi è fuori? Domani è fuori Valerio, non stanno bene, è fuori Rovati. Sì. E fuori Rovati che ha influenza e la stessa influenza ce l'hanno Sorrentino e Campogrande che ci saranno sia pure in condizioni piuttosto debilitate, nel senso che Gennaro ho apprezzato molto che ieri sia venuto a fare allenamento, però aveva difficoltà, molte difficoltà, nel senso che questo virus influenzale lo ha molto indebolito e per un giocatore dell'energia fisica sua stava proprio male, insomma, e lo si è visto anche nell'allenamento, stava male. Però ci siamo e giocheremo la miglior partita possibile. Dopo i fatti di Ravenna, dopo la Marettina Ticchia Imola, impegni altre intemperanze da qui, non dico adesso con Treviglio perché sarebbe assurdo, ma da qui alla fine della stagione impegni altre intemperanze, mi hai detto quando ti ho cercato di non voler commentare con gli episodi, infatti non ti sto chiedendo di commentare con gli episodi, ti chiedo se ritieni che sai, gli estremi, un fischio, un cambio sbagliato dall'allenatore, un tiro facile sbagliato da un giocatore, un fischio sbagliato da parte di un arbitro in una partita di pallacanestro nella seconda lega italiana ci possono sempre stare. È chiaro che, diciamo, mi viene difficile aspettarmi
in un clima così appassionato come questo, un gesto contrario agli interessi della società per la quale si fa il tifo. Solo questo. Poi dopo viviamo in un regime di libertà e di conseguenza se uno pensa di fare l'utile della società per la quale il tifa tirando una sedia in campo o una moneta sulla testa dell'allenatore della squadra avversaria, una bottiglia sulla testa del proprio capo allenatore, lo faccia pure. Insomma. Posto, ragazzi. Okay. Grazie, arrivederci. Grazie.